dell'isola in panchina su tutti i tricarico e scuteri stanno, ed ecco il fischio finale, ed è fatta, ecco il fischio finale e mister Salerno viene inondato, il nostro mitico Rosario, vai, un'altra Piero, perla vai. Nella tua carriera da allenatore. Sì, grazie sempre a questo pubblico e a squadra che è stata perfetta fino ad oggi, e voglio ringraziare la mia società, il presidente Sacco, perché lo meritava. Voglio dedicare questa vittoria alla persona che mi è mancata all'ultimo momento, mio suocero, che era il primo tifoso mio, e mi manca veramente il suo sostegno. Ma un applauso anche a te, perché hai portato questi ragazzi fino alla fine contro una squadra, la Cittanovese, che non è seconda a nessuno. Voi siete stati capaci, sì, a tenerla fuori. Sono stati bravi, avevamo un 10 alla Cittanovese perché hanno tenuto fino a questo momento, e quindi un complimento a loro. Allora è fatta! Sì, finalmente è fatta! Tanta emozione! Sì, scusate! Abbiamo dopo il presidente, sì. Marco Foderaro qui con noi. Allora, una perla tua, ha iniziato questo 4-1 che vi ha dato la vittoria finale. Sì, è andata bene, volevamo iniziare forte e ci siamo riusciti, segnando subito. Abbiamo preparato tutta la settimana così, perché volevamo chiuderla subito. Complimenti a tutti quanti. Grazie, non male per una squadra di vecchi, no? No, vecchi così, ma correvate tanto. Qualcuno ci ha definito così all'inizio. Serve quindi anche l'esperienza. È un sassolino. Sicuramente. Grazie. No. Complimenti, li abbiamo fatti a tutti, li facciamo anche a te. Complimenti per questo grande campionato. Grazie. Finalmente è arrivata la cognata vittoria. Dopo una lotta davvero fino all'ultimo sangue con la Cittanovese, che con la quale mi congratulo per il campionato fatto. Però l'abbiamo cercato dalla prima giornata, siamo stati in testa dalla prima giornata e l'abbiamo voluto con tutta la nostra forza, con la massima umiltà, senza perdere mai di vista l'obiettivo. Ringrazio il presidente per la fiducia data e per la possibilità che ci ha dato di fare calcio in maniera importante qui. È duro vincere quando si è i favoriti del campionato? Sì, perché in tanti pensano che è un'equazione perfetta, vinci, spendi e vinci, ma non è così, perché vincere non è mai facile, vincere è presenta sempre ostacoli un campionato così importante, perché tutti ti aspettano, tutti aspettano il tuo passo falso, quindi per noi è stata più difficile ancora di 2 anni fa. Finite le lacrime, diciamo che ci stanno tutte, dobbiamo farvi i complimenti per questa vittoria finale. Grazie, sì, effettivamente è un risultato che abbiamo sofferto, che abbiamo cercato di raggiungere in tutti i modi, oggi l'abbiamo raggiunto, un risultato che premia il lavoro di questa meravigliosa squadra, di questo staff tecnico veramente all'altezza, e che oggi ha dato appunto a Isola Caporizzuta, a questo territorio, questo premio, questa gioia che non ha mai avuto e che quindi è la prima volta in